in cielo! Guarda! È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un fulmine! Più potente di un maremoto! Più forte di un terribile uragano! Questo affascinante alieno del pianeta Krypton, l'uomo d'acciaio, Superman, possiede una straordinaria forza fisica e conduce una continua battaglia per la verità e la giustizia sotto le spoglie di un mite giornalista, Clark Kent. Dopo. La perdita di questo eminente scienziato può significare un grande disastro per l'umanità. Con lui sono scomparsi i piani per la costruzione dell'arma esplosiva più potente del mondo. Comunque può essere possibile che qualcuno in qualche parte della Terra sappia. Ciao, dove si Clark, trovano. A domani. Lois, non mi piace per niente questa faccenda degli esplosivi. E nemmeno a me, Lois. Signore, sappia che ora sta parlando con un uomo che prima di arrivare qui è stato niente po' di meno che un professionista di lotta libera. Contabile, facchino e poi aviatore. Sì, non sono una persona qualsiasi. Esplosivi, molti esplosivi. Ma... Sì, signore, è chiaro, chiaro. Prego. Passi, prego, signorina. Grazie. Alle 12:20 andiamo a parlare con il presidente. Alle 12:20 andiamo a parlare con il presidente. Va bene, c'è tempo. Vieni a prendere un caffè? Sì, buona idea. Lo dovete trovare, il siluro proiettile si trova già sulla nave. Il presidente deve morire, capito? Il 777 oggi sarà celebre nel mondo. Oh! Prendetela, non deve sfuggirci. Di qua, di qua! No, signorina, non ci può scappare. Bambolina, non hai più via di scampo. Pensavi di essere libera, eh? Buona. Ti metteremo qui, bambola. Sbrighiamoci, ragazzi, dobbiamo liquidare lui.
Molto bene. Potete scaricarlo. E fate il possibile affinché nessuno sospetti di me. Attenzione, tutto pronto? Il bersaglio è così semplice che non può fallire. Questo è lavoro per Superman. Pronti? Ai posti! Via! È Superman, maledizione! Va bene, signorina Lane? Superman! Sì, grazie, Superman! Corrente a tutti i circuiti! Voglio un'esplosione! Dentro! È stata molto coraggiosa, signorina Loisa. Pensi che non ti abbia riconosciuto, Clark? Tante grazie a Superman.